si è piatto su una linea, Yesterday it was the fastest race, today it's gonna be the longest race. But for women, less than 1 hour and 10 minutes for the junior and senior categories. Under 1 hour and 10 minutes, one of the fastest marathons in the world, in history, 109. And probably it'll be very close to 1 hour in a minute. Ci siamo quasi. We are almost ready for the start for this last race. It's a marathon race in Montecchio Maggiore. Déjà prête pour la dernière compétition de ce championnat du monde 2023. Vedi la capacità del pattinatore. Fanno fatica ad arretrare, che sono sempre abituati ad andare avanti. Arretrare per loro anche di un metro non è contemplato nelle... non riuscire a far arretrare. Guarda quanto pubblico Domenico, guarda quanto pubblico, non è male, non è male, anche la location. Una bella cornice di pubblico qui a Montecchio Maggiore, un applauso per anche per voi, per gli atleti. E un super applauso per il comitato organizzatore, l'organizzazione 2023 Good Luck Boys. Grazie anche alle autorità che hanno permesso questo campionato mondiale. Ci siamo ed è partita l'ultima gara in programma, la maratona junior e senior. Andres Gomez e Juan Mantilla sono subito dopo, ho visto anche un attacco di Bart, forse non a 2 minuti di gara, ma dopo di... Sarà curioso capire la previsione di gara di questa maratona, che già
si è creato un terzetto in testa, dovrebbe essere appunto sicuramente Busby. Sta arrivando ancora, sta aumentando ancora perché vuole stare da sola, ha fatto un altro allungo va. Adesso però reagisce il gruppo, vedo che quindi Colombia e anche Francia dovrebbe essere nella prima posizione, ma vedo la Germania con Felix che cerca di ridurre il gap, quindi già siamo nel vivo della telecronaca perché il primo attacco interessante. Francia che non riesce a stare in scia tra il belga e il colombiano, quindi due atleti con qualche metro di vantaggio, curva a destra. Si è citato bene la Germania, non soltanto per Felix Leinen, ma anche Nils Kühnemann che su strada si è reso protagonista di una grande prova nella gara a punti. Quindi la Germania che non è, diciamo, stata una grande potenza negli ultimi anni, quindi presenta sicuramente un'ambizione di medaglia. E queste sono le provie, quindi noi siamo pronti in questo momento, visto la fase intermedia adesso di questa situazione, e abbiamo qua con noi il vincitore dei 100 metri che sono disputati ieri nella cornice splendida di Vicenza, il campione del mondo da qualche ora, diciamo, il nostro italiano Vincenzo Maiorca. Quindi grazie intanto per essere venuto qua nella postazione microfonica e per questa intervista che ci stai concedendo. E noi ovviamente come prima domanda non possiamo dirti che sensazione è stata quei rivivere quei 9,70. Sappiamo già tra l'altro che parlando con Davide avevi un po' rivisto questa situazione, in semifinale avevi previsto 9,80 9,80 in semifinale, 9,70 in finale l'avevi detto. Come ti è sembrata con la giornata di ieri, come hai vissuta? Dalla mattina al pomeriggio cosa ci sei? Cosa ci puoi dire? Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito ovviamente. La giornata di ieri è stata una giornata perfetta, credo. Fin dalla mattina è andata molto bene. Io mi sentivo bene, le impressioni erano giuste, i tempi uscivano, una cosa strana che abbiamo visto insieme a mio padre, l'allenatore, il mio preparatore atletico Michele. È stato che già dalla prima fase ho pensato al miglior tempo, che non è il mio solito. Di solito la prima fase per me è quel pochino di riscaldamento. Però avendo fatto già un 9,9 mi pare, appunto, alle qualificazioni, ho detto qui si può migliorare. Sì, infatti già abbiamo visto che nella prima fase era un 9,98, già era partita veramente bene la prima fase, quindi le gambe giravano sicuramente bene. E poi via via si è andato sempre a calare, quindi questo significava avere una buona condizione di gambe già immaginata. Anche te l'avevo detto, ti ho visto scioltissimo fin dall'inizio, io l'avevo visto, non si può dire prima, ma sono i maratonetti stanno per passare sotto la nostra postazione per la prima volta, quindi facciamo passare i ragazzi, sono già alla rotonda, dopodiché ripasseremo il microfono al campione della gara più veloce, Jason Status, ha mandato avanti Jason Status. Poi c'è il Rodriguez Piteira, mi sembra in seconda posizione, bravo, poi Felix Leinen, poi non Ambediato e Juan Mantilla, sono tutti lì. E quindi, dicevamo, quindi ottima condizione ieri, già in mattinata, e poi via via è andato ad abbassare il tempo, quindi ottima condizione fisica per te. Una piccola statistica, perché questo campionato è stato per noi italiani un po' di statistiche che si sono rilevate via via appunto per queste gare. Dovresti essere, ma mi sembra di non sbagliare, se sbagliamo chiediamo scusa, che dopo l'ennesimo titolo di Patrizio Tiberio, atleta che ha vinto il mondiale nel 2006, atleta di Priolo Gargallo, dopo nel 2006 è arrivato l'ennesimo titolo dell'italiano ancora una volta da Priolo Gargallo. Sapete di questa statistica? Così dettagliata, però ricordo l'ultima vittoria è stato Patrizio appunto, e per me è un onore. Se fate un paragone con lui, io non mi sento assolutamente a suo livello, però per me è un grande onore. Bene. Intanto qua Davide c'è ancora un ennesimo attacco. Oggi non hai preso parte alla maratona, possiamo capire no, ormai ti sei rilassato. Sì, anche se quando sei arrivati qui con i miei compagni velocisti, vedendo tutto questo movimento, abbiamo detto mi sa che quasi quasi
anche noi facciamo una passeggiata, perché per noi sarebbe stata quella, però siamo rilassati, quindi ci mettiamo queste cose, ecco. E intanto nel vivo della gara abbiamo un ennesimo attacco con l'atleta belga, con Bart Swings, e poi Svizzera con Livio Wenger, due atleti che tra l'altro si conoscono bene tra di loro, sono sempre stati anche compagni di team durante la stagione anche sul ghiaccio, sì, è vero. E adesso ovviamente l'altra domanda è: cosa ci aspetta per il futuro? Dopo questi 100 metri, cos'è la... Allora, di solito tutte le cose che ho vinto, tra virgolette, comunque quando andrà bene, la mia risposta era adesso relax, adesso non vi tocca arrivarti. Io veramente ieri sera sono andato a letto con ancora più voglia, quindi sì, prenderò i 3-4 giorni di riposo che mi spettano, però poi subito sotto si pensa alla prossima stagione. Ecco, un'altra cosa che abbiamo notato, ovviamente, durante questi lunghi 10 giorni di gare, che ricordiamo sono state 10 giorni appassionanti di gare, la pista è stata un po', diciamo, l'anello debole, ecco, che abbiamo visto nella 500, non è andata forse così bene. No, ora... non è andata per niente bene, e questo appunto sarà l'obiettivo del prossimo anno. Io vorrei essere competitivo su tutte le distanze, non solo sulla 100 metri, su cui mi sento molto forte al momento. Sì. Quindi vorrei appunto essere competitivo su tutte le distanze che riguardano la velocità. Infatti la mia domanda successiva è: ti senti 100 metrista principalmente, poi qualcosa abbiamo avuto da solo Gregor Lucento, che era qui per esempio, lui 300 metri al massimo, nei 500 non ha mai avuto grandi risultati, o anche per dire Capetto, il colombiano all'epoca, gente che proprio sulle distanze brevissime, oppure che ne so, nei prossimi anni puoi far vedere anche di allungare un po'. Allora, la 100 metri veramente è nata per caso, nel senso che mi sono ritrovato a correrla ed è andata bene. Però io non nasco come centrometrista, quindi mentirei se dicessi che non l'ho preparata per il mondiale, perché appunto era la gara su cui puntavamo. Però, ripeto, non mi sento centrometrista e non voglio esserlo. Io voglio andare bene su tutte le gare e su tutte le distanze. Beh, intanto nella diretta live adesso vediamo un atleta inquadrato. Ancora Davide, c'è qualche attacco, qualche fuga, gruppo compatto. Il fatto che in pista appunto non è andata così tanto bene, la cosa ti ha un po' demotivato oppure ti ha caricato perché appunto non hai ottenuto quello che ti aspettavi magari su pista, e quindi questo volevo capire, questo aspetto qui, il fatto di non aver ottenuto tanto in pista, se poi in strada è stata una cosa in più o no? Allora, noi ci siamo allenati tanto sulla pista grazie alla nazionale che ha fatto vari raduni. Io sapevo di andare molto forte in pista, perché i tempi lo dicevano, quindi arrivare a prima fase di 500 e uscire subito, quindi non accedere nemmeno ai quarti, per me è stata una bella botta, ecco. Fortunatamente dopo c'è stata subito l'americana, Massi in CT ha deciso di schierarmi, quindi mi sono ripreso subito andando forte in americana, l'abbiamo dimostrato con i ragazzi, con Giuseppe e Duccio, quindi sì, è stata una bella botta, però subito sotto, perché comunque avevamo altri obiettivi. Quindi sempre focus sulla gara successiva. Questo è un consiglio anche per gli atleti, che ovviamente è come la vita, no? Uno si prepara per una gara ma non finisce lì, c'è sempre una gara successiva dove si può dare sempre il massimo. Esatto, noi mezz'oretta dopo avevamo le qualificazioni per l'americana e non c'era proprio il tempo materiale per essere giù in morale e pensare che era andata male, perché dovevamo qualificarci per l'americana e poi andare bene in finale. Che comunque, tra l'altro, ricordiamo, spettacolare l'americana su pista, perché veramente protagonisti fino agli ultimi metri con, ricordiamo, anche un bel vantaggio. Poi ovviamente l'americana capitano sempre delle situazioni particolari dove nei campi si può perdere tempo. Purtroppo è stato così per voi. Pista, diciamo che non è stata tantissimo fortunata da questo aspetto, perché poi comunque avete conquistato un ottimo argento dietro la Colombia. Sì, sicuramente il risultato è arrivato e ce l'aspettavamo. Speravamo in una medaglia diversa, chiaramente, però alla fine ci siamo guardati con i ragazzi, eravamo un po' arrabbiati, un po' così, però abbiamo detto: oh, noi abbiamo fatto il nostro, siamo andati forte, abbiamo fatto tutto bene, tutto perfetto, cosa possiamo recriminarci? Non abbiamo vinto, ci proveremo la prossima volta. Giusto, per un atteggiamento direi anche questo da trasmettere
ai giovani, intanto siamo al secondo giro, dovremmo essere al secondo giro della maratona con i colombiani, con un colombiano davanti, stessa tattica rispetto alla gara femminile. Di Kevin Lenis, hanno andato avanti Kevin Lenis, i colombiani, ritmo alto perché 13:17 al secondo giro, 6:40 il primo, quindi passo alto di 6:40 al giro, di ritmo velocissimo, proiezione di un'ora esatta, ci diceva adesso l'ingegner Giorgi, proiezione di un'ora. No, la dicevamo, noi abbiamo visto miglioratissimo nelle ultime stagioni, in particolare quest'anno. È cambiato qualcosa, che cosa è cambiato? Qualcosa per esempio nelle metodologie di allenamento o a livello mentale? O entrambe? Entrambe. Allora, prima andavamo un po' più a naso per gli allenatori, i genitori appunto, del Testo Maiorca del Fiorito. Da quest'anno abbiamo incluso nel team anche Michele Ravagli, che è diventato il nostro preparatore atletico, quindi quello che riguarda la palestra, la preparazione atletica, appunto, mi segue lui a 180 gradi. È subentrato lui, e lui anche sull'aspetto mentale mi ha fatto capire molte cose, anche riguardo l'alimentazione, magari erano cose che sottovalutavo io, l'integrazione, io mangiavo acqua, bevevo acqua e pane, quindi facevo nient'altro, quindi magari dobbiamo integrare questo, dobbiamo fare questo, prima della gara devi mangiare, perché anche questa cosa qui, io facevo colazione, poi entro in pista, mangiavo a luna di pomeriggio, alle 2 quando veniamo le gare, con dopo mi sentivo male per questo. Invece finisce la gara, mangia subito, mangia la paletta, mangia la banana, bevi, quindi poi che molto lo sappiamo, quindi è anche grazie a lui si è arrivato questo risultato. E quindi è un aspetto ovviamente che ci fa conoscere, ma che un po' si sa che ovviamente i professionisti come sono loro nel pattinaggio non devono lasciare nessun dettaglio per strada, ma per arrivare appunto a un grande obiettivo, a un mondiale come i 100 metri conquistati da dal nostro Vincenzo Maiorca, bisogna sempre stare sul pezzo e guardare tutti i dettagli, compreso l'alimentazione e quello che poi succede a casa nella preparazione atletica, come ovviamente gli allenamenti. Cosa dire, Davide? Cosa aggiungere? Intanto è sempre un piacere avere un campione mondiale qui accanto a noi, a Bengara. Ho avuto la fortuna di avere due campioni mondiali italiani nel due giorni di seguito, poi è successo Pierpaolo Chiomiento, anche se l'avessero già vista prima, se poi la chiameremo, ma noi l'abbiamo detto sempre, no? La maglia iridata si veste da segno, da junior è un titolo mondiale, massimo rispetto, ma la maglia iridata non c'è, quindi diciamo che... Allora a questo punto la domanda è sempre il prossimo obiettivo, tu parlate della prossima stagione, sì che non è, ci fa molto piacere sapere che ti è venuta ancora più voglia, eccetera, ma... Se diciamo, hai detto 500 metri, non soltanto da 100, prossimo anno un altro mondiale in Italia. Infatti ricordiamo che poi il prossimo anno sarà ancora nuovamente in Italia il campionato. Allora posso raccontare questo, io ridendo e scherzando con mio padre ho sempre detto il mio obiettivo è vincere il mondiale in Italia e poi mi ritiro. L'anno prossimo abbiamo un altro mondiale in casa, quindi quale migliore occasione per continuare e andare forte. Ecco. Fare in modo di
se riusciamo a capire chi è l'Argentina. L'Argentina sembrava proprio del cambio Francia in questo momento. Vediamo se così sarà. Entrano in paese, questa, abbiamo la, avuto la possibilità di osservare la diretta noi, quindi al passato mancheranno 6 giri, ci sono due atleti che si sono avvantaggiati, abbiamo riconosciuto non avvegliato e poi l'atleta argentino in adesso saremo curiosi di vedere al passaggio quanto sarà il distacco di questi due atleti, adesso vediamo queste. È rimasto da solo Germania, forse vediamo, purtroppo le immagini al momento sono un po' non chiare, tanto curva a destra per no, dovrebbe essere la Germania, questo è nel gruppo Germania con Felix Rien. Sembrava il numero 204 che dovrebbe essere Ron Buchlich, ma vediamo, aspettiamo conferma, c'è una presa dentro uscito da gruppo. Siamo al passaggio, allora è appunto 206 il atleta Felix Reinen. Quindi e poi dopo ecco Francia è Argentina, poi Colombia, Francia, Paraguay, e quindi adesso è più chiara la classifica, quindi 6 secondi di vantaggio per l'atleta della Germania. Vediamo tra le prime 5 posizioni Timothy Lubineau e Martin Ferrier, che già sono stati i protagonisti della gara punti, quindi Felix Reinen, abbiamo visto anche la sua azione nei giorni scorsi, recordman dell'ora tra l'altro, è già campione del mondo, è vincitore della maratona di Berlino, uno dei migliori maratoneti al mondo, adesso ha preso un po' di vantaggio, 6 secondi all'ultimo traguardo. La posizione è di 1 ora e 15 secondi, e quindi siamo oltre i 40, ben oltre i 40 km di media. 40 appunto potrebbe essere la media oraria per questa maratona, 20 minuti, quasi 21 di gara, azione solitaria dell'atleta Reinen Felix. È partito lungo, è partito a meno 5. Se magari qualcuno si dovesse agganciare, se avesse la possibilità di avere un compagno di fuga, lui è uno che il ritmo lo sa tenere alto per molto tempo, certo che da solo è durissimo. Però ricordiamo anche che ha suo vantaggio, ha anche un record dell'ora, vale, quindi l'abbiamo citato più volte, 39 km e 900 euro, quindi alla pista di Geisinger nel 2020. E quindi è anche abituato a stare da solo, stare in fuga, è stato raggiunto, c'è un'altra azione, c'è un'azione solitaria di un atleta venezuelano, comunque viene ripreso al momento l'atleta tedesco, adesso si è creato un quintetto da quello che posso vedere, Venezuela, Paraguay, Colombia, Carlo Tarazona è giovane, da qualche anno, da poche stagioni sul circuito mondiale, già si è distinto nelle maratone della World Inline Cup, l'abbiamo visto anche l'altro l'anno scorso, e questa potrebbe essere una bella azione perché sono in 5, è tornato davanti Felix Reinen che sta tirando il gruppo dietro, si apre al ventaglio, fanno un po' di slalom, quindi non sembrano convintissimi, vediamo il tra poco. Riusciremo anche a comunicare l'identità dei 5 oltre a Felix Reinen e Carlo Tarazona. Sono andati adesso alla rotonda più grande e hanno preso un bel
po' di vantaggio, occhio, più di 10 secondi, vediamo, sono in 7, l'inquadratura è un po' difficile, ma vedremo tra poco il passaggio, anche sotto la nostra postazione dei 5 fuggitivi. We'll be right back.
Have you ever walked the high pass? Watched the northern lights flash? Took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree? Asked someone for mercy? Gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed is slowly gonna be the death of you. Davanti. Adesso sì,
costa e poi la caratteristica andatura di Jason Status con una postura, non è corretto dire più eretta, ma con una, sempre con il collo rivolto verso l'alto, una sua caratteristica da qualche stagione ormai siamo abituati a vederlo. E comunque ancora cambi regolari per il gruppetto di testa, 6 atleti nel testa, 38 e mezzo di gara, leggera discesa adesso degli atleti. Non è un passaggio ancora rassicurante Domenico, perché dovesse partire qualcuno, qui adesso non sappiamo se... Forse vediamo appunto che il secondo gruppetto si è rifatto sopra, mentre le immagini sono un po' distanti, vediamo forse dalle... numero di gambe pattinate che forse si è ricongiunto il gruppetto che era attaccato di 12 secondi, adesso ovviamente al passaggio saremo più chiari, a 9 minuti di gara, circa ancora 20, è una progressione, 33 al passaggio, si entra in città, quindi nuovamente tra poco li vedremo passare al traguardo, curva a sinistra. L'ultima rotatoria passa la motosirena, quindi gli atleti già hanno saltato la curva a destra e poi a sinistra e adesso sono nel rettilineo, vediamo, si è fermato l'atleta israeliano, il Taidori è passato adesso sotto la postazione, detto, ecco il gruppo in testa, si sono ricongiunti, anche c'è anche l'altro colombiano. 13 adesso gli atleti in testa, quindi si è annullato il gap che aveva il secondo gruppo, quindi recuperati 12 secondi in questa tornata. E sono due colombiani, due belgi, tre colombiani, è stato anche l'Enis. È interessante, il Paraguay è rimasto da solo, ma sembra adesso la tastura essere leggermente rallentata in quest'ultima fase. Ah, si è rallentato anche Bolaños, questo è un bel gruppo.
watched the northern lights flash. Took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree? Asked someone for mercy. Gave something away that wasn't free. I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed is slowly gonna be the death of you.
testa forse per controllare. Poco, un'ora, un minuto e venti
al momento ed è sempre il duo belga in prima posizione, in seconda ovviamente in leggera discesa. Adesso si va verso il centro di Montecchio Maggiore. Adesso vediamo se vediamo i colombiani all'esterno, come dicevamo, pensavamo di prendersi le prime posizioni. Andiamo, sarà battaglia forse per le prime posizioni. Intanto Colombia si è messa in prima, seconda e terza posizione. Vediamo la tripletta che è appena stata fatta dagli atleti del signor femmine. Manca veramente poco. E proprio qui, come avevamo visto, nella sezione più stretta si sono messi davanti a tutta, con Baffinger in terza posizione. Ho visto, non era difficile la politica. Adesso però lì attendiamo, tra poco sentiamo la moto sirena. Colombiano sta tirando la volata, forse ovviamente al suo compagno di squadra, ma dietro a l'atleta belga, si curva a destra, poi a sinistra. Siamo alla volata, manca veramente poco. Ed è volata! Parta e Felix Reiner sul podio. Baffinger, Felix Reiner, primo e secondo, attendiamo poi l'ufficialità per il terzo. Alla fine Baffinger non... Rivediamola. Abbiamo